Fano si tinge di rosa con un ricco calendario di eventi in attesa della 12ª tappa del Giro d'Italia, in programma il 16 di maggio. Per l'occasione, che coinvolge l'intera città, sabato pomeriggio nella chiesa di Sant'Arcangelo di Fano si è svolta l'inaugurazione di una mostra dedicata alla protagonista del Giro, la bicicletta. Prestigiose bici d'epoca che vanno dalla fine dell'Ottocento agli anni 70, revisionate da Fernando Vichi. Oggi qui sono 33 e sono una parte della mia collezione, perché ne ho diverse, un numero abbastanza considerevole. Come è nata questa passione per la collezione della bicicletta? Allora, è nata un po' così in sordina, perché avevo mio padre che era appassionato non tanto quanto me, ma avevamo in casa alcune biciclette d'epoca. È morto lui, me le ha lasciate e da lì ho cominciato a ricercarne altre, così, e man mano la passione è andata avanti. Sono circa 30 anni che colleziono e restauro biciclette d'epoca. Quella è la più vecchia? La più vecchia di queste esposte è praticamente la prima là, che è di fine 800. Che caratteristiche ha? Le caratteristiche delle biciclette di fine 800 sono quelle di avere una trasmissione un po' particolare e inoltre le forme soprattutto cambiano un po', perché sono riconoscibili da subito, telai grossi, robusti, tubi molto più grossi di quelli moderni. Quanto è stato difficile trovare i pezzi di ricambio? È sempre molto difficile, tant'è vero che a un occhio attento potrebbe non sfuggire il fatto che qualche pezzo potrebbe essere non coevo, ma è lì magari provvisorio, stiamo cercando di trovare il pezzo giusto. Un evento nato grazie alla collaborazione tra l'associazione FIAB Fano for Bici, la società ciclistica dilettantistica Alma Juventus Fano, il Comitato Regionale Marche, Federazione Ciclistica Italiana e l'amministrazione comunale. Lo scopo della nostra associazione è quello di promuovere l'utilizzo della bicicletta sia quotidianamente, quindi nello spostamento casa-lavoro e cittadino, sia anche per cicloturismo. Inoltre, insieme all'Alma Juventus Fano, la società ciclistica dilettantistica, promuoviamo l'utilizzo della bicicletta anche nei più piccoli, sia come sport ma anche come utilizzo quotidiano, quindi insegnare ai bambini ad andare in bicicletta, su strade in sicurezza. Per questo abbiamo voluto organizzare questa mostra, proprio perché ci dà l'idea delle biciclette che è un progetto valido anche se ha oltre 100 anni, visto che, a parte qualche dettaglio, le biciclette esposte in questa mostra sono simili a quelle che usiamo tutti i giorni e nonostante nel passato venivano usate sulle strade che non erano come quelle di oggi, diciamo, erano molto peggiori, ma venivano comunque utilizzate, quindi cerchiamo di promuovere l'utilizzo della bicicletta quotidianamente ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare questa mostra. Alla cerimonia ha partecipato anche il campione italiano di ciclismo degli anni 70, Enrico Paolini. Accanto a Gabriele c'è suo fratello, che ha vinto che cosa esattamente? Allora, Enrico Paolini ha vinto 3 campionati italiani negli anni 73, 74 e 77. Poi ha tenuto 3 giorni la maglia rosa al Giro d'Italia nella tappa di Potenza, che ha battuto un certo Gianni Motta. Troviamo anche una bicicletta esposta che ha realizzato il signor Enrico. Sì, è una bicicletta che ha realizzato negli anni 80-90 e adesso è un cimelio ormai. Presente all'inaugurazione anche ciclisti in abiti d'epoca che hanno sfilato per le vie del centro storico, attirando l'attenzione dei più curiosi. La mostra è visitabile fino al 26 maggio tutti i pomeriggi e nei weekend tutto il giorno.